diciamo che da questa mattina è scattato un piano straordinario di blindatura della regione. Quelli che vedete dietro di me sono i dati che vi ho appena dato, sintetizzati in grafica come facciamo sempre. Si vede abbastanza chiaramente che l'epidemia è sostanzialmente al picco e sta lievemente scendendo, ma come vi rendete conto dalle grafiche che vedete alle mie spalle, quando parliamo di rallentamento dell'epidemia stiamo parlando di un'epidemia che è comunque ancora al picco. Chiuso per Pasqua, ci vediamo presto, ma proprio per vederci presto direi che questo fine settimana non dobbiamo vederci per niente. Oggi una buona notizia per quanto riguarda il fronte delle residenze sanitarie, che come ricordo sempre nelle conferenze stampa sono sempre al centro delle nostre attenzioni quotidiane fin dall'inizio dell'emergenza. Sono arrivati 13 medici volontari della Protezione Civile Nazionale. Sono stati destinati in tutte e 5 le ASL sotto la direzione dei direttori sociosanitari, saranno a supporto di quelle che sono le attività da svolgere come professionisti medici nelle nostre residenze sanitarie. Sono medici che hanno lasciato le loro famiglie nella settimana di Pasqua per venire qui a dare una mano generosamente. Per quanto riguarda la procedura della somministrazione dei farmaci, uno per tutti il Plaquenil, perché è diventato un po' nel linguaggio comune quello più conosciuto, oggi sono state licenziate, lo faccio vedere perché insomma è molto voluminoso, tutte le istruzioni per in particolare la medicina territoriale, come fare a prescriverle, le modalità, le istruzioni anche alle farmacie di comunità, perché sapete che grazie alla procedura di distribuzione in nome per conto noi siamo in grado di distribuire questo farmaco nelle 590 farmacie territoriali e non più semplicemente nelle 19 farmacie ospedaliere.